Lui che faceva? Lavorava? 70. Sì. 15:22, buongiorno, come possiamo aiutarla? E c'è un sacco di attenzione adesso perché il Guardian ha fatto... Non è inaccettabile. Inaccettabile. È proprio inaccettabile, sì. Da quando in poi il reato è a tempo. Come differenza donna condanniamo la sentenza e la volontà di misurare le violenze. Esiste una legge, la 6696, che si esprime chiaramente, non abbiamo bisogno di nuove leggi, non c'è bisogno di un cronometro, non accettiamo neanche di subire per un secondo. Ci fa specie che un bidello, soprattutto, che rappresenta il mondo adulto nell'ambito scolastico, rappresenta l'elemento di vicinanza e prossimità con gli studenti e le studentesse, che dovrebbe garantirne la sicurezza e la tutela, sia diventato elemento di pericolo così lesivo e così violento, perché quella si chiama violenza. La molestia è violenza sessuale, non esiste una gradualità, non possiamo stabilire una tabella di quanto è grave quella lesione, o lo è o non lo è. Non esiste il cronometro, non esiste... 10 secondi sono tantissimi, sono un'eternità per una ragazzina. La cosa che ci indigna maggiormente è sicuramente l'azione agita dal bidello, ma ancora di più è l'agito da parte di chi dovrebbe amministrare la giustizia e che minimizza quel gesto perché evidentemente appartiene anche a lui, viene attraversato da questa cultura patriarcale e lo normalizza, e questo è inaccettabile. La rete rappresenta appunto una piazza virale dove tutte e tutti anche hanno dato testimonianza di vicinanza, di prossimità, di denuncia, di non accettazione. Non si accetta più qualcosa che viene dall'alto, si rimette in discussione, e questo appartiene alla democrazia, una gran cosa. Penso che sia una storia inaccettabile, che 10 secondi ovviamente non è una questione che di tempo, è solo l'atto e il gesto che va punito. Quindi secondo me è proprio una questione di principio, non conta se sono stati 10 secondi, 2 secondi o 5 secondi, non andava fatto. Beh, perché in ogni caso c'è stato anche nel primo istante già una molestia. Cioè, basta che tu ti sei avvicinato a me e mi abbia toccato senza richiesta, che già per me lì è sbagliato, ecco. Ho un secondo, 10 secondi, comunque è un gesto che non è carino nei riguardi comunque di una ragazza e di una signora. Poi adesso sinceramente non so se la signora era maggiorenne o no, ma comunque sia è una cosa che non fa parte, insomma, dell'educazione innanzitutto. E del rispetto altrui che a mio parere oggi come oggi manca un po' da tutte le parti.